Ragazzoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser, sto aggiornando in questo momento Squadbuster, che è uscito il nuovo aggiornamento incredibile in cui ci annunciano la taiga, tutte cose bellissime. Prima di lasciarvi al video vi chiedo un pollicione in su per supportare il video, iscrivetevi se non siete iscritti perché ho visto che il 93% di quelli che vedono i miei video non sono iscritti. Eravamo riusciti ad abbassare questa soglia all'80%, adesso siamo tornati al 93%. Quindi ragazzoli, io vi chiedo un'iscrizione per supportare il canale e il video. Grazie mille, vi lascio al video. Ciao! Allora, ragazzi, prima volta che appunto apro Squadbuster post aggiornamento. Ok, che avete fatto? No, dai, però se già mi metti la skin a 6€ divento pazzo, per favore. Per dimmi che le skin non sono tutte a pagamento, ti prego. Ragazzi, vi ricordo codice creator LaserYT, mi raccomando. Detto questo, allora, andiamo su Squad, vediamo i nuovi personaggi che non ci sono. In che senso non ci sono, raga? Ma avete fatto l'aggiornamento di proposito? Brother, l'aggiornamento dov'è? Dov'è l'aggiornamento? Notizie, nuovo aggiornamento incredibile! Incredibile, 5 ore fa, andiamo a vedere. Allora, note di rilascio dell'aggiornamento di giugno. Arriva la taiga, perfetto. I giocatori che hanno già raggiunto il deserto, quindi praticamente tutti, perché il deserto è la seconda arena, potranno esplorare la taiga per una settimana. Inizia a sbloccare, ok. Non appena l'evento avrà inizio, nella tua piazza aggiungerà uno spirito del ghiaccio. Ok, perché con lo spirito del ghiaccio, ragazzi, vi ricordo che è un evento che voi dovete annientare tanti spiritelli e ottenete altre cose. Quindi, Lupe vuole creare un party. No, Lupe, mi dispiace. Personaggi della taiga, Jesse, lo stregone, il Dottor T. Si è rendato tutto. Il Dottor T, ok. Super Speed del Ghiaccio, ragazzi, è incredibile. Meteore Golem sono fenomenali, ma quello più assurdo è sconti folli. Cioè che per tutta la partita, ragazzi, il costo sarà di una moneta per ogni singolo baule. Non gliene frega niente a nessuno se voi avete 10.000 personaggi, un personaggio, tre personaggi. È quello che secondo me è più brutto, nel senso che, ragazzi, non permette la partita chill. È Calderone sputa gemme. Ovvero compaiono sulla mappa dei calderoni magici che sputano fuori grosse quantità di gemme che solo le squadre più veloci potranno accaparrarsi. Là sarà tipo quando c'è il modificatore, quello dell'anello del potere, ragazzi, devastante. Nuovo personaggio, la fuorilegge, a partire da luglio, quindi ragazzi, un mese, no, non è vero, manco un mese, 10 giorni, 12 giorni, avremo la possibilità di sbloccare la fuorilegge grazie all'evento speciale. Però la fuorilegge, se non lo sblocco con l'evento speciale, che succede? Impazzisco, lo posso trovare, non lo posso più trovare? Arrivano le skin, e qua ragazzi c'è un problema, perché se già una skin me la dai a 6€, e per quanto abbiamo visto all'interno dello Squad Talk, comunque del video che è uscito ieri, non diceva che te ne dava tipo 10, 20, 30 all'interno del pass. Non c'era scritto, cioè là ne faceva vedere una. Capite bene che se io devo spendere 12€ per il pass, ottenere una sola skin, e poi qua ragazzi, cioè quante ce ne sono? Ah, qua c'è scritto, scusatemi. Allora, il pass delle gemme di luglio e agosto. La gallina, ragazzi, dobbiamo ottenerla per favore, per favore. Il pass delle gemme di luglio e agosto. A luglio due nuovi personaggi, il re delle terme Royale e il barbaro abbrustolito. Chissà che fanno questi due mega personaggi. La skin del domatore divo della piscina. Ad agosto invece due nuovi mega personaggi, l'esperta di hamburger e il mercante Ganzo. E la skin di Colt retrofuturistico. Quindi ragazzi, per ogni pass voi ottenete una skin. Non so quanto possa essere buono. Guardate qua quante skin ci sono comunque di base, raga, un casino. Comunque arriverà l'evento fuorilegge, cacciatore di taglie, i bilanciamenti, poi li faranno vedere. Modificatori, parti con pignatte, ti permetti di trovare pignatte giganti, quindi bastone delle pignatte. Ragazzi, questo qua serve. Bottino a palate, ti permetti di trovare valanghe di bastoni, incredibile. Abbiamo aumentato la possibilità di ottenere incantesimi dai mostri giganti e dai boss sconfitti quando il modificatore spettacolo magico è attivo. E ci sta anche, comunque, ragazzi. Se gemme a gogo è attivo, non ci sarà più la possibilità di ottenere gemme extra dagli spiriti del fuoco generati dall'incantesimo fornace. Penso di non avere mai ottenuto io gemme da quegli spiritelli. Comunque, se nella battaglia è attivo il modificatore guerra di cloni, abbiamo limitato a 3 il numero di personaggi che si trasformano ad ogni apertura di baule. Ragazzi, hanno nerfato malamente il giochino, quello fatto col goblin e col mercante. Devastante, va bene. Personaggi e mostri, attenzione. Abbiamo aumentato la salute del barbaro.
E ci sta. Abbiamo aumentato i danni inflitti dal Dynamite. E ci sta, perché Dynamite, ragazzi, fa vomitare. Le api di Bea, non ne ho idea, non ho trovato Bea, non la trovo manco se la compro, ragazzi. Comunque, rimangono più a lungo sul campo di battaglia e se il personaggio ha la sua evoluzione super. Ah, quindi ragazzi, se voi avete il personaggio con l'evoluzione super, le api non vabbè, non mai più. Penny ricava molto più battino. Vabbè, ragazzi, Penny e il bottino è qu quasi inutile. Ve l'ho detto col video che ho fatto con Ferre. Non mi ha fatto impazzire questo personaggio. I bowli mostruosi hanno meno salute di prima. Ok, ci sta. Ora è più facile trovare gli incantesimi, Fornace e Mini. Non li ho sbloccati, quindi non mi cambia nulla. I rallentamenti, ecco, questo ragazzi è un buon miglioramento, perché i rallentamenti causati all'incantesimo congelamento, che erano inefficienti, cioè proprio non esistevano, sono più efficaci, quindi top. I super boss che compaiono con alcuni modificatori danno più martelli di prima. Ok, io non credo di aver ottenuto mai un martello da un super boss se non dal Kaiju e basta. O forse non me ne sono accorto io, ci può anche stare. Altre modifiche, ragazzi, puoi ottenere unità di energia dai portali. Ok, semplicemente facendo le partite, ragazzi. Quindi potete progredire all'interno del... Questo qua, il percorso dei punti energia, dei portali, tramite le battaglie. Quindi ci sta, mi raccomando, pushate. Perché non c'è scritto con i bauli, ragazzi. C'è scritto semplicemente con le battaglie. Quindi, buono. Ora, le offerte con un solo biglietto dei bowl costano meno monete, ok? Ed è inoltre possibile acquistare offerte contenenti più biglietti di prima. Attenzione! Attenzione, poi vabbè, qua ci sono alcuni errori e modifiche che ci può stare. Comunque, questa skin non so quanto possa essere utile. Ah, ok, quindi adesso hanno modificato, perché prima era un baule 3000. Però ragazzi, non è che hanno modificato. Hanno modificato o non hanno modificato? Perché io mi ricordo che un baule era 3000, tre bauli erano 6000. Così facendo, non c'è più lo sconto nel comprare 5 bauli, 3 bauli. Cioè tu che ne compri uno, ne compri 5, comunque spendi lo stesso ammontare. Perché io mi ricordo, o forse ricordo, forse era 2500, forse, non ne sono sicuro. Comunque, io direi che ce lo andiamo a prendere questo qua. Ragazzi, che dire, io evito di farmi una partita, se no il video si prolunga troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento. Secondo me ci può stare, l'unica pecca, ragazzi, sono le skin. Perché con le skin, raga, non... No, cioè così diventa esagerata. Ok, che è una cosa estetica e ci può anche stare. Ma 7 euro a skin, ragazzi, se... No, 6 euro a skin, raga, se ne aggiungono 5 al mese, cioè parliamo di 30 euro al mese solo di skin, non ha senso, dai, ma... Pochettino meno, 3,50 euro, fate sì che si possono comprare, non lo so, con le gemme, quelle che noi utilizziamo per il pass, qualcosa. Vedremo nei prossimi aggiornamenti, ragazzuoli. Io vi chiedo, come al solito, un pollice in su per il supporto. Mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi nessun video di nessun gioco Supercell. E mi raccomando, attivate la campanellina. Noi, come al solito, ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live. Ciao!